Ti do il supporto e l'aiuto delle mie guide. Vorrei sapere se Marcello è presente e può aiutarmi quest'oggi in questa nuova sessione di metafonia. Marcello, ci sei Marcello? Canale aperto. E la zia? Zii, siete qui? Babbo? Marcello, chiedo l'aiuto vostro per iniziare questa nuova sessione. Qualcuno è presente? Ok, siete arrivati. Vi ringrazio intanto. Grazie per la vostra presenza. Vorrei capire come riuscire a, se possibile, a modificare questo modo di comunicare. Come posso fare? He sounded intoxicated and his mouth spitting sure. Grazie al vostro supporto. Volevo oggi sapere un po' di come si svolge la vita da voi. Innanzitutto, voi vedete le cose in un mondo simile al nostro? È differente nel senso che ci sono altri esseri simili a quelli terreni? So che ci sono gli animali, per esempio, insieme a voi. Mi confermate? Cani, gatti? Ci sono anche esseri o entità di altre dimensioni non terrene. Non so se mi spiego. Dio, voi come lo vedete? Se lo vedete, è una luce? Oppure è un'entità? Marcello, puoi rispondere? Cos'è per voi Dio? Riuscite a descrivermelo? Quando da questa parte noi apriamo un canale, come ho fatto io adesso, da voi, nella vostra dimensione, cosa si percepisce? Cosa si vede? Quali sono i vostri compiti? Di sicuro avete dei compiti. Per esempio esistono le guide, ma vorrei capire un po' di più di quello che fate. Chi sono le guide? Come avvengono le gerarchie? Se esistono delle gerarchie. Chi le decide le guide? La luce? Dio? Oppure semplicemente un'evoluzione, diciamo? Parlate più forte. Gli angeli possono essere guide. Sono sempre presenti con noi, comunque. Grazie delle risposte. Vorrei capire se durante il trapasso, più che se, volevo capire cosa succede. Si soffre. Perché come umani temiamo la morte in quel momento che ci sembra brutto, però è un passaggio. È un passaggio obbligato, lo sappiamo. Vediamo i nostri cari già trapassati. Possiamo vederli quando sarà il nostro momento. Per esempio, mio papà può venire da me? Puoi rispondere a questa domanda tu? Quindi qualcuno può farsi presente nel momento del trapasso, così come viene descritto da molte persone che hanno avuto degli incidenti, sono stati in coma, sono stati in punto di morte. Quindi non è solo un'immaginazione, non è solo un sogno. Si può veramente
arrivare da voi e poi tornare indietro in certe situazioni. È importante la risposta. E i viaggi fuori dal corpo? Che spiegazione mi date? Me at the Walmart. Che differenza c'è tra coma e morte? Sono due situazioni simili o no? Il coma è una morte apparente, ma può collegare a una connessione con la morte. Grazie. Un'altra domanda. È possibile? Per tutte le persone che muoiono, è per tutti uguale il percorso? Cioè il percorso per arrivano subito nella luce, in Dio, nell'eternità? O hanno dei percorsi differenziati a seconda delle loro, dei loro comportamenti terreni? Chi è in grado di rispondermi? Una volta arrivati nella vostra dimensione, bellissima, ci rincontreremo con chi vogliamo o avremo bisogno di imparare prima, in tutti i sensi. Quindi dobbiamo evolverci in qualche maniera. In questo ci aiutano, immagino, le nostre guide. Oppure c'è chi è preposto a farlo. O ad esempio è solo una nostra presa di coscienza molto più chiara. Quindi il mio percorso sarà differente da quello di un'altra persona in base a ciò che io ho fatto qui sulla terra, le mie azioni. L'inferno esiste. Mio papà è lì? Questo, ad esempio, è uno dei metodi giusti per comunicare con voi? O posso migliorare in qualcosa? Voi potete intervenire? Sono certa che voi mi assistete sempre, fate del vostro meglio, ma io come posso migliorare? C'è un modo, non solo per quanto riguarda la strumentazione, ma anche mio del mio essere. Vorrei salutare tutti quelli che erano presenti, quanti siete oggi a questa bella sessione. Spero ci sia mio papà, Marcello, mia sorella, miei zii, miei nonni. Vi abbraccio tutti quanti. Siete tanti lì al ponte? Vi ringrazio tutti di cuore, vi abbraccio, mi mancate tutti, vi voglio bene. Un abbraccio speciale a mio babbo. Io ti attendo sempre. Yes, now you're
Vorrei un consiglio da voi che siete esseri superiori. Se potete aiutarmi a superare questo. Adesso chiudo la sessione di oggi. Saluto le mie guide e vi ringrazio tanto. No, 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 no.